a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, quarto giorno su 10 dedicati ai deck da usare con il nostro domatore di cinghiali. Ragazzi, 10 giorni, tanti quanti sono i miei giorni di vacanza nei quali ho deciso di portarvi 10 mazzi interessanti per far girare bene Log Rider. Ragazzi, il quarto è quello che state vedendo alla mia, come vedete voi è una sinistra, in realtà sarebbe alla mia destra, però fa niente, ed è composto da Og Rider, Valkyria, Moschettiere, Zap, Palla di Fuoco, Spirito del Ghiaccio, Cavaliere e Princess. Ragazzi, come vedete, come al solito, il nostro Og Rider, il push principale che possiamo giocare in combinazione con lo Spiritino del Ghiaccio, molto molto utile per fermare i suoi attacchi se non sono orde. La Valkyria giocata insieme o in alternativa al Cavaliere come mini push da abbinare all'Og Rider, mentre Princess giocata sempre dietro, nascosta in punti della mappa che devono essere colpiti con degli incantesimi apposta. Quindi lasciamo sempre la Princess fuori dall'area dell'attacco in modo che possa aiutare con il suo ampio getto l'attacco, la nostra difesa o il nostro attacco. Zap e Fireball invece i due incantesimi da usare, anche questi in maniera molto versatile, o in attacco o in difesa, per proteggere l'Og Rider o per difenderci dalle sue truppe. Non stiamo qua a perdere altro tempo ragazzi, andiamo subito a vedere se questo deck gira contro il nostro amico Yai del clan Yo. Vediamo subito di fare la partenza molto blanda, così, mica tanto blanda, perché lui riesce a giocare anche uno grider con dei goblin lancieri. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a fargli male. La torre bombardiera, ragazzi, la torre bombardiera per davvero. Lanciamo adesso il nostro Og Rider che dovrebbe andare a fare male. Bene, così che si libera il moschettiere. Come vedete, la Prince è giocata molto indietro, toglie gli arcieri, moschettiere davanti. Andiamo anche a zappare, ragazzi, e l'Og Rider fa malissimo. 796, anzi 584, la torre là in alto a sinistra. Bene la partenza, ragazzi, veramente molto molto cattiva come inizio. Abbiamo ancora 2 minuti da giocare, vediamo di riuscire a tenere in mano la partita. Aspettiamo ancora il 10 di mana, ragazzi. A questo punto Valkyria centrale davanti alla torre, così, esatto, può fronteggiare un attacco di un eventuale Og Rider. Come vedete, l'Og Rider non tarda ad arrivare, e adesso dietro il moschettiere, ancora più dietro la principessa. Esatto, esatto, esatto. Speriamo che prenda la Valkyria e non il moschettiere. Benissimo che va sulla Valkyria. Posso giocare l'Og Rider. Benissimo così. La Princess è andata a togliere, come avete visto, i suoi goblin lancieri. Tiriamo giù la torre. Non ho ben capito come sia esplosa la mia Princess, ma siamo nettamente in vantaggio, ragazzi. 1 minuto e 27 da giocare. Ancora la mia torre a 2.392. Aspettiamo, aspettiamo la sua mossa. Noi tanto carichiamo il mana, non abbiamo assolutamente fretta di giocare questo deck, ragazzi. Manteniamo la concentrazione di nuovo con l'Og Rider, noi di nuovo con Valkyria e Spirito del Ghiaccio. Come vedete ragazzi, la Valkyria davanti fa un sacco male, e a questo punto cominciamo con la Princess giocata però dall'altra parte dell'arena, in modo che la sua torre in bombarda, esatto, venga distratta. Così andiamo a tirare via, andiamo a mettere un moschettiere centrale. Va bene, e un cavaliere invece lo giochiamo. Bello il suo Og Rider di là, ragazzi. Bello il suo Og Rider di là. Lo possiamo congelare e metterci sopra una bella Valkyria per limitare i danni alla torre. Non ci credo che lui va ancora con la torre bombardiera. 36 secondi alla fine. Voglio proprio tirargliela giù. Ecco di nuovo le frecce sprecate. Allora prepariamo la difesa per l'ultimo Og Rider che penso abbia la possibilità di mandare. No, gioca dei lancieri al 12, dovrebbe giocare l'Og Rider centrale, eccolo lì, e facciamo questa stupenda fireball che va a fermare insieme al nostro spirito di ghiaccio il suo attacco. Dobbiamo andare avanti ancora a spingere col domatore. Bene che spreca 5 di mana, mettiamo una bella Valkyria centrale, una bella Princess dietro, e credo che non ci sia più nulla da fare per lui, gliela zappiamo e come vedete andiamo a portarci a casa il risultato. Avete visto ragazzi, questo deck molto molto interessante, perché la Princess fa davvero tanto. Se riusciamo a giocarla bene, può eliminare quelle truppe leggere di supporto che l'avversario potrebbe
giocarci, ragazzi. Lo vedete per l'ultima volta, ragazzi. Questo è il deck numero 4. Spero che vi sia piaciuto e spero che lo userete nei vostri deck. Prima di salutarci, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto e iscrivervi al mio canale YouTube. Noi ci vediamo, ragazzi, domani per il quinto video. Ciao!